L'approvazione della legge di stabilità 2012 prevede tagli anche al servizio civile nazionale. Meno disponibilità di fondi che in 4 anni passano dai 299 milioni di euro del 2008 ai 68 milioni previsti per l'anno in corso e allungamento dei tempi di attesa per i giovani volontari. Meno finanziamenti dunque, meno possibilità per i ragazzi di avvicinarsi al terzo settore, alle associazioni e alle istituzioni. È quanto lamenta il presidente nazionale dell'ARCI, Servizio Civile Torino, Licio Palazzini, che durante un incontro con una sessantina di volontari del servizio civile e con le associazioni di categoria ha dichiarato: con i tagli del precedente governo potrebbero essere gli ultimi giovani a fare volontariato. Siamo qui per chiedere anche a loro di impegnarsi a che facciano sensibilizzazione e il nuovo governo, il governo Monti, rifinanzi il fondo per il servizio civile in modo tale che anche nei prossimi anni almeno 20.000 giovani all'anno, incluso le centinaia che lo stanno facendo qui in Piemonte, possano vivere questa bella esperienza. Noi chiediamo che il budget nazionale dai 68 milioni di attuali ritorni a 120 milioni di euro, come era nell'autunno del 2011. Questo permetterebbe di far sì che in Piemonte diverse centinaia di giovani possano fare questa bella esperienza, anche nel 2013 e anche nel 2014. Il servizio civile, dice Fabio Dovana, rappresenta per i giovani un'opportunità di avvicinarsi alla vita post-universitaria, di fare un'esperienza che rende cittadini attivi e di investire sul futuro. E cita come esempio proprio se stesso, che dopo il servizio civile a Legambiente è diventato presidente della sezione Piemonte Val d'Aosta. Beh, sicuramente è un'opportunità per affacciarsi al mondo post-studio, post-universitario, post-scuole superiori, per iniziare a sperimentarsi prima di trovare un altro tipo di lavoro, un attimo per affacciarsi al mondo reale delle associazioni, delle istituzioni, potendoselo permettere, però appunto c'è un minimo di retribuzione che lo permette a tutti.